In apertura la cronaca giudiziaria che ci porta a Pescara per il processo degli appalti ASL, ormai alle battute finali. Nel pomeriggio ci saranno le arringhe degli avvocati difensori dell'ex manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Per la sentenza invece bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ma per riassumere tutta la vicenda ci colleghiamo con Luca Pompei, che si trova proprio all'interno del Tribunale di Pescara. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Noi siamo qui all'ingresso dell'aula 1 del Tribunale di Pescara, alle nostre spalle tra l'altro anche l'ex manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, insieme ai suoi avvocati Massimo Galasso e Gianfranco Iaricola. Ovviamente al momento nessuna dichiarazione, semmai al termine dell'udienza saranno i suoi avvocati a rilasciarci delle dichiarazioni. Allora cerchiamo di fare una sintesi del processo in corso. Questa è la vicenda madre dei famosi 11 milioni per le residenze psichiatriche extra ospedaliere, un'inchiesta abbastanza roboante di qualche anno fa. Da quella inchiesta sono usciti fuori il presidente della cooperativa La Rondine, la cooperativa che avrebbe beneficiato dei favori, il presidente Domenico Mattucci, e la coordinatrice, la dottoressa Luigia Dolce. Da quel procedimento ricorderete tutti anche il principale imputato, l'allora dirigente medico Sabatino Trotta, che si tolse la vita in carcere a Vasto. Di tutta questa vicenda Domenico Mattucci e Luigia Dolce hanno patteggiato a 2 anni, resta in piedi la posizione dell'ex manager Vincenzo Ciamponi, sui quali la pubblica accusa, rappresentata da Anna Benigni e Luca Sciarretta, imputa una tangente di 8.000 euro, questi 8.000 euro parzialmente utilizzati per l'acquisto di una vettura per il figlio. Su questa vicenda, nello specifico, i PM hanno chiesto nella scorsa udienza dello scorso 4 aprile, hanno chiesto 3 anni di reclusione per l'ex manager ASL Vincenzo Ciamponi. Era attesa per oggi la sentenza, come dicevi giustamente tu, però bisognerà attendere la prossima udienza, mentre oggi tutto sarà incentrato sulle arringhe dei due avvocati Massimo Galasso e Gianfranco Iaricola, chiamati a smontare l'impianto accusatorio che punta molto sulle dichiarazioni di Mattucci e della Dolce e sull'incidente probatorio dal quale sarebbero emerse le principali responsabilità nei confronti dell'ex manager della ASL pescarese. Ripetiamo, l'udienza non è ancora iniziata, il giudice del collegio, il presidente del collegio dei giudici e la dottoressa Michela Di Fine. Ovviamente nel corso dell'edizione delle 19:30 vi renderemo conto di ciò che hanno illustrato i due avvocati difensori dell'ex manager Vincenzo Ciamponi. Se non hai domande, Paolo, ti restituisco la linea.